Eccoci qua di nuovo in diretta per parlare del processo di appello alla partita Savona-Teramo. C'è stata una improvvisa accelerazione del processo perché gli interventi degli avvocati che ci sono stati, si sono registrati fino a questo momento, sono stati brevissimi. Adesso sta parlando l'avvocato Di Lauro, che in questo momento si trova agli arresti domiciliari. Prima aveva parlato l'avvocato Libera D'Amelio, che difende Ercole Di Nicola, ma anche Marcello Di Giuseppe, e poi l'avvocato Tortorella, che difende l'Aquila. Potrebbe anche chiudersi questa sera il processo, staremo a vedere, perché ovviamente gli interventi adesso sono stati brevissimi. Evidentemente il presidente Mastrandrea, nel suo avviso di accelerare, è stato categorico e gli avvocati lo hanno ascoltato. Molto più lunghi molto probabilmente saranno gli interventi dei legali di Campitelli, che ovviamente sono l'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli e l'avvocato Cozzone, mentre i legali del Teramo sono l'avvocato Edoardo Chiacchio, oltre che l'avvocato Di Giandomenico. Allora, vediamo le notizie che ci arrivano. Mastrandrea da Roma ha detto Mastrandrea che appunto si potrebbe chiudere anche questa sera. Ora sta parlando l'avvocato Di Cabeccia. Non possiamo trasmettervi la diretta di quello che sta accadendo in questo momento, e allora vediamo di ripercorrere un po' quello che è stato il pomeriggio. Poi proveremo a collegarci in diretta con Andrea Costantini. Due gli interventi significativi fino adesso: quello dell'avvocato Duca Dell'Ascoli, non c'era l'avvocato Grassani, e quello di Gioacchino Tornatore, il procuratore aggiunto federale. Io andrei a riascoltare, visto che abbiamo ascoltato Tornatore nel corso dell'edizione del telegiornale. Noi intanto vi dico che andremo avanti fino alle 20:30, poi alle 21 ci sarà Velò con Jacopo Forcella e Luciano Rabottini, anche nel corso di Velò, trasmissione dedicata al grande ciclismo. Parleremo del processo al Teramo con collegamenti con Roma, dunque restate incollati a TV6. Andiamo a riascoltare cosa ha chiesto e cosa ha detto l'avvocato Dell'Ascoli. Dell'Ascoli questa volta non intende, quantomeno in prima battuta, attaccare e confutare le difese sostenute dal Teramo, volendo invece appiattirsi sulle stesse. Dunque, in ipotesi, Campitelli è un eroe. Ce lo dice la difesa del Campitelli. Campitelli nulla ha mai saputo, deciso e compiuto circa l'illecito di cui stiamo trattando. È innegabile però che la partita Savona-Teramo sia stata truccata. Quindi, seguendo il ragionamento che hanno portato avanti i condannati in primo grado, in capo alla società sarebbero prospettabili solamente le responsabilità oggettiva, in ragione dell'opera del Di Giuseppe, e presunta, entrambe aggravate. Bene, Di Giuseppe si ricorda che è capo dell'area tecnica della società, è titolare di un contratto pluriennale sino al 2018, peraltro rinnovato in data 11 maggio di quest'anno. È titolare di una Maserati in uso allo stesso grazie ad un contratto di comodato sottoscritto in data 10 aprile. Ha nella propria disponibilità decine di migliaia di euro. Questo è il soggetto che avrebbe, a detta della difesa del Teramo, posto in essere comportamenti illeciti che tutti conosciamo, alterando la partita decisiva del campionato ed inertizzando quindi lo scontro diretto finale all'ultima giornata di campionato. Ebbene, anche se volessimo ritenere solamente sussistenti le responsabilità oggettive e presunta con le aggravanti, il risultato a cui è giunto il Tribunale Federale Nazionale non muterebbe. Conosciamo benissimo l'articolo 7,4 del Codice di Giustizia Sportiva, come conosciamo benissimo il quale deve andare in collegato disposto con l'articolo 18 dello stesso codice, conosciamo benissimo la graduazione delle sanzioni, che parte sì dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica, ma che arriva, in ragione della gravità del fatto, sino alla retrocessione e esclusione dal campionato di competenza. Bene, bisogna quindi andare a vedere, sempre seguendo per un istante le argomentazioni e deduzioni del Teramo,
qual è la gravità del fatto. Nel concreto, noi rinveniamo tutta la pluralità di tipologie di responsabilità impiegate, oggettiva e diretta, tutte le aggravanti previste dal codice di giustizia sportiva. Le condotte vengono poste in essere dal massimo dirigente, seppur senza legale rappresentanza pro tempore, il quale dispone, ripetiamolo, di un'auto, che è una Maserati, data incomodato, nonché di migliaia di euro forniti dalla società. In sostanza stiamo parlando dell'alter ego dell'imprenditore. L'illecito, tra l'altro, è posto in essere su quella che è la partita madre di quel campionato. Siamo a due giornate dal termine, con 4 punti di distacco tra l'Ascoli ed il Teramo e lo scontro diretto previsto nell'ultima giornata. Questo è il quadro. Orbene, per tali comportamenti noi non riteniamo che questa Corte possa valutare come penalizzazione, come sanzione congrua, la mera penalizzazione di 1, 2, 3, 4, 5 punti in classifica, bensì che sia congrua la sanzione irrogata dal primo giudice, ossia quella della retrocessione all'ultimo posto in classifica, proprio perché questa è l'unica sanzione che può realmente rendere giustizia in una situazione quale quella di cui stiamo parlando. Diversamente argomentando, partendo dal presupposto che tutta l'opinione pubblica in questo momento scusate, sta cercando di portare un nuovo calcio pulito anche all'interno e grazie alla giustizia federale, vi sarebbero due effetti certamente inaccettabili. Il primo, vi sarebbe lo sgretolamento della responsabilità oggettiva, nonché di quella presunta. Il secondo, vi sarebbe lo sdoganamento dell'illecito sportivo. Qualunque club al termine del campionato, nelle ultime 2, 3, 4, 5 giornate, potrebbe tranquillamente commettere, far commettere da parte del proprio direttore sportivo qualsiasi tipo di illecito. Ben certo che, giusto è il termine della stagione sportiva di riferimento e giusta la celebrazione di questi giudizi che oggi ci vedono coinvolti, la sanzione verrebbe scontata nella stagione successiva con 1, 2, 3, 4 punti di penalizzazione. Questo è quello che accadrebbe laddove oggi non si tenesse debitamente in conto la gravità dei fatti. E quindi così argomentando, verrebbe meno però il granitico principio di afflittività della sanzione, che ormai da tantissimi anni tutti gli organi di giustizia, sia endofederale che esofederale, hanno accolto. Quindi, dal nostro punto di vista, anche seguendo quelle che sono le argomentazioni della difesa del Teramo, nulla cambierebbe. Tuttavia, il coinvolgimento pieno, attivo e personale del Campitelli è dimostrato in atto. Questo dunque è l'intervento dell'avvocato dell'Ascoli, che ovviamente tira acqua al suo mulino e chiede che venga confermata la sentenza di primo grado. Subito dopo ha parlato Gioacchino Tornatore, il procuratore aggiunto. Noi fra poco saremo in grado di mandarvi l'intervento invece dell'avvocato dell'Aquila, l'avvocato Tortorella, ancora qualche istante perché stiamo ricevendo in tempo reale il servizio. Allora direi di andarci ad ascoltare quello che ha detto Tornatore, Gioacchino Tornatore, le richieste che ha fatto e poi ascolteremo quello che ha detto l'avvocato Tortorella. Però adesso chiedo alla regia di fare uno sforzo perché siccome stiamo parlando del Teramo, allora vediamo cosa è successo quando durante una sospensione dell'udienza il presidente Campitelli è uscito fuori. Ecco qui, andiamo con l'audio originale. Questo accadeva intorno alle 18:30 di questo pomeriggio, quando c'è stata la sospensione dell'udienza, sospensione che è arrivata dopo la requisitoria del procuratore, del sostituto procuratore federale Gioacchino Tornatore, che noi andiamo ad ascoltare in questo stralcio.
Riguardo alle circostanze temporali, abbiamo già sostenuto, e anche in questo il Tribunale Federale Nazionale ha riconosciuto la validità di questa tesi, che ci siano degli spazi temporali precisi nell'ambito dei quali il Campitelli può essersi recato a questi incontri. Ci sarebbe un vuoto di circa un'ora e un quarto la mattina, e anche il secondo incontro, quello del rientro, sarebbe compatibile con gli orari, perché noi sappiamo che il Di Giuseppe chiama il Di Nicola per dire: sto partendo dallo stadio intorno alle 6:10 per recarmi all'appuntamento con Barghigiani. E questo incontro sappiamo anche che si è svolto come termine ultimo prima delle 19:39. Peraltro abbiamo un dato preciso che è stato versato anche in questo caso agli atti di questo giudizio, che dà prova del fatto che il pullman del Teramo si sarebbe poi mosso già intorno alle ore 18:50 dallo stadio. Quindi è possibilissimo che da quel momento in poi il Di Giuseppe e il Campitelli abbiano incontrato il Barghigiani, e qui appunto sia avvenuto il rispetto dei patti così come concordati in precedenza. Campitelli ancora tornerà in gioco nella fase successiva, quella relativa al cosiddetto regolamento dei conti, ovviamente economici, perché poi dopo la gara le parti ricominceranno a contattarsi a far data dall'11 maggio. Il Barghigiani si recherà con il Di Nicola a incontrare il Di Giuseppe dapprima all'ora di pranzo, e poi nel pomeriggio si recheranno dal presidente Campitelli, dove il Di Nicola rimarrà fuori dalla porta in attesa appunto di poter ricevere quanto era stato pattuito. Sorgeranno tutta una serie di discussioni e di incomprensioni riguardo alla spartizione della somma. Abbiamo appreso dalle comunicazioni telefoniche che la somma quel giorno, l'11, fu data a Barghigiani, gli furono dati i soldi per sé e anche per Pesce. Fatto sta che però il Barghigiani, ritenendo di aver svolto un determinato ruolo molto più significativo e pregnante rispetto a quello del Pesce, tratterrà per sé una parte rilevante di quei 10.000 euro, ne tratterrà 7.500, e darà al Pesce soltanto 1.250 dei 2.500 che a quel punto e a suo modo di vedere gli sarebbero spettati. Da qui nascono le lamentele del Pesce, che il Di Nicola cerca più volte di rassicurare, di tranquillizzare, dicendo che in occasione dell'ultima tranche, quella del lunedì 18, perché questo è un altro passaggio delle intercettazioni, i pagamenti avverranno ogni lunedì, dice Di Nicola a Di Giuseppe, perché così è stato concordato, il lunedì 18, quando verrà versata la somma ultima da corrispondere al Di Nicola e al Corda, cercheranno anche di regolare questo debito residuo che era rimasto da saldare nei confronti del Pesce. E infatti Di Nicola e Di Giuseppe si incontreranno il 18, e subito dopo Di Giuseppe manderà un SMS al Pesce in cui gli dirà: vai da Marcello che ti aspetta, ovviamente per saldare questo debito, tant'è che Di Nicola e Di Giuseppe si erano messi d'accordo anche sul dividere questa somma residua da versare. Presidente, io mi fermo qui per non approfittare ulteriormente della vostra pazienza e della vostra attenzione. Sono consapevole, in questo rapido excursus svolto, di aver senz'altro dimenticato o omesso qualche passaggio, non me ne vorrà se successivamente in sede di replica chiederò di intervenire. Ovviamente la richiesta della Procura è confermativa di tutte le pronunce del Tribunale Federale Nazionale nell'ambito del giudizio di primo grado. Una brevissima considerazione riguarda solo la posizione del Corda, perché valgono le stesse considerazioni che erano state espresse in precedenza con il Catania. Noi riteniamo che la sanzione, l'abbiamo ritenuto in primo grado di giudizio, adeguata al contributo collaborativo, oltre che all'ammissione di responsabilità, e che ha portato al riconoscimento dell'articolo 24 in favore del Corda, sia tale da poter portare a quella richiesta sanzionatoria. Ovviamente ci rimettiamo alla valutazione di codesta onorevole Corte, poi per la quantificazione in concreto del quanto. Grazie ancora. Procuratore, facciamo veramente 5 minuti di pausa perché dobbiamo un attimo organizzare i lavori. Questo dunque è l'intervento del procuratore aggiunto Gioacchino Tornatore, intervento che è terminato intorno alle 18:20, 18:25. Fino a quel momento il processo era andato molto a rilento perché
gli interventi erano stati abbastanza lunghi. Invece poi dopo la ripresa c'è stata questa accelerazione, il presidente Mastrandrea aveva detto che si poteva andare avanti fino a questa sera fino alle 21:30, poi magari estendibile fino alle ore 22 e poi riprendere domani mattina con le posizioni delle società. Invece questa accelerazione che c'è stata nella seconda parte del processo potrebbe far pensare che questa sera potrebbe chiudersi la fase dibattimentale. Noi abbiamo una prima clip che riguarda l'intervento dell'Aquila, dell'avvocato dell'Aquila, vale a dire l'avvocato Tortorella. È un minuto e mezzo, è una prima parte del suo intervento, andiamo ad ascoltarlo. Buonasera a tutti. Avvocato Flavia Tortorella, difensore dell'Aquila Calcio. Ho dovuto attendere il 21 agosto, che coincide la data con il deposito della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, per assistere ad una sentenza di un giudice di pace che ha sconfessato apertamente l'orientamento di una Cassazione a sezioni unite. Perché il Tribunale Federale Nazionale, sulla posizione della mia assistita, ha ritenuto di doversi rifare ai propri precedenti, sconfessando apertamente i precedenti della Corte di Giustizia Federale a sezioni unite, non per ultimo quello della Puteolana, stagione sportiva 2014-2015. Ebbene, davanti ad una sentenza così coraggiosa, se di coraggio vogliamo parlare, mi sarei aspettata quantomeno una motivazione puntuale, decisa. Nulla di tutto ciò. Allora, questa volta, fatemelo dire, non soccorre l'imperizia argomentativa. Questa una parte dell'intervento dell'avvocato Tortorella. Fra poco ascolteremo la seconda parte, perché in questo momento abbiamo in collegamento telefonico il nostro inviato Andrea Costantini, perché si trova proprio nella zona in cui è ammessa la stampa e lì ovviamente non possono essere effettuate delle riprese. Andrea, ci senti? Sì, vi sento. Ora sono in questo momento sono all'esterno dell'NH Hotel, chiaramente è arrivata la sera qui a Roma, però i tifosi restano e cercheranno di restare fino alla fine, perché come tu hai annunciato si è riaperto lo spiraglio affinché l'udienza di secondo grado per Savona Teramo possa andare a conclusione già in questa giornata, questa serata, magari in questa nottata, perché è stato anche il presidente della Corte Federale d'Appello Mastrandrea. C'è stata un'accelerazione dei tempi, in particolare gli interventi dell'avvocato della Luparense San Paolo Padova e poi anche gli interventi di Libera D'Amelio, l'avvocato che nel caso di specie ha parlato per Ercole Di Nicola, e poi l'avvocato Tortorella, che abbiamo ascoltato in un primo estratto del suo intervento, hanno comunque fatto degli interventi piuttosto sintetici e incisivi, e questo ha permesso, insomma, al presidente Mastrandrea di dire che c'è l'eventualità che si possa andare fino a conclusione. Però Andrea, sì, scusami, sì. Allora, se ho ben capito, si potrebbe andare anche oltre per dare un orario, le 22:30? Ma io penso che sì, penso di sì. Poi dipende, Alfredo, dall'entità degli interventi, perché tra poco arriveranno gli interventi pesanti, perché dovrà parlare per Marcello Di Giuseppe l'avvocato Libera D'Amelio, poi ricordiamo che parleranno gli avvocati dei due presidenti, le due società maggiormente colpite, Teramo e Savona, quindi penso che saranno interventi corposi. Da quello che ho inteso dalle parole di Mastrandrea nella calendarizzazione degli interventi, in questo momento sta parlando l'avvocato di Marco Cabeccia, poi toccherà all'avvocato di Cenicco e Barghigiani, è lo stesso per entrambi, si tratta dell'avvocato Gallinelli, poi parleranno gli avvocati del presidente del Savona delle Piane e del Savona Calcio,
e alla fine toccherà al Teramo con l'avvocato di Marcello Di Giuseppe, i due avvocati che parleranno per il presidente Luciano Campitelli, che sono l'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli e l'avvocato Michele Cozzone, e poi gli avvocati della Teramo Calcio, che sono Giovanni Di Giandomenico ed Edoardo Chiacchio. Quindi per la Teramo Calcio e per Luciano Campitelli ci sono due interventi, due avvocati che parleranno. E se saranno interventi piuttosto lunghi, chiaro che i tempi si dilateranno. Quindi purtroppo in questo momento non siamo nelle condizioni di poter decifrare al 100%. Allora ascoltami, noi faremo così, diamo questo annuncio, questa comunicazione di servizio anche ai nostri telespettatori. Noi adesso andremo avanti ancora per 7 minuti con questa edizione e ti prego di restare in collegamento, Andrea. Dopodiché alle 21 ci sarà Velò, condotta da Jacopo Forcella con Luciano Rabottini, e anche lì apriremo delle finestre di 4-5 minuti per tenere aggiornati i nostri telespettatori. No, rientriamo. E poi dalle 22.30 in poi, al termine di Velò, torneremo a collegarci e seguiremo, vedremo come evolveranno le cose e andremo avanti fino alla fine. D'accordo? Tu vuoi partire? Ok. Perfetto, okay. Adesso chi sta parlando? Allora, in questo momento sta parlando l'avvocato di Marco Cabeccia, non so se ha finito perché io sono all'esterno, o qui vicino a me, non so se vuole parlare perché è importante al telefono, Ercole Cimini, che abbiamo già ascoltato oggi, che poco fa mi ha detto di essere esausto, ha detto non vedo l'ora di andare a riposare, però evidentemente la giornata o la serata è ancora molto lunga, e ancora al telefono Ercole Cimini, speriamo si possa liberare al più presto, magari ci dirà qualcosa, però vi ho già detto che al momento si sente molto molto stanco, la tensione si sente, e probabilmente questo fatto di andare per le lunghe non aiuta. Ercole, siamo in diretta, scusami, un piccolo intervento con Alfredo Giovannozzi in diretta, ti passo anche l'auricolare così magari... Pronto. Ercole, sì. Allora come sta andando questa giornata? Beh, Roma è bella. Questo lo sapevamo. Siamo a via Veneto, adesso siamo stati qui in villa e adesso sto davanti all'albergo, quindi è tutto bello. Ecco, sì, al di là però dell'aspetto turistico, come sta vivendo questi momenti? Perché noi che conosciamo bene Ercole Cimini sappiamo che è una persona che sta soffrendo tantissimo, perché è un uomo di sport, un uomo di calcio, e io ritengo che mai si sarebbe sognato di trovarsi in questa situazione. Nella vita ti fa imparare anche questo, ci mancava, in tutta la vita tutti questi avvocati non li avevo mai visti, non sono stato per fortuna o per meriti di fronte a un tribunale, è un'esperienza nuova, speriamo che però si risolva nel migliore dei modi, per quello che meritiamo. Questa partecipazione dei tifosi che sono ancora lì a sostenere il Teramo, che cosa le fa provare? Quello che mi hanno sempre fatto provare, non ho niente, loro oramai non mi possono far provare, mi hanno fatto provare tutto, quindi per me non finirà mai il ringraziamento di queste persone, delle persone amiche, ma devo ringraziare che mai fosse aspettato che la città di Teramo potesse rispondere a una cosa sua, e quindi questa Serie B non è né del Presidente né di Ciminiere, la Serie B speriamo che rimanga un tesoro di tutta la provincia di Teramo, meritata sul campo, quindi è una vittoria per la città di Teramo, quindi non è solo la vittoria della società, è la vittoria della città di Teramo, quindi non c'è nulla da aggiungere, Alfredo, non c'è nulla da aggiungere. Le persone sappiamo chi sono, ci vogliono bene, e quindi cosa dobbiamo dire? Grazie, come ho sempre fatto da quando sono a Teramo, ti ho sempre ringraziato perché noi veniamo sempre in punta di piedi, quindi cosa ti devo dire? Grazie. Speriamo di vincere questa lunga estate terribile, neanche il piacere di poter gioire un sogno, quindi andiamo avanti per la nostra strada come sempre abbiamo fatto, grazie di tutto. Grazie a Ercole Cimini, grazie. Veramente grazie, perché so che non è stato facile per lui parlare in questo momento, dovrebbe tornare ad ascoltarmi Andrea Costantini, okay. Però io prima... Alfredo scusami, mi senti?
sono con Giorgio Di Giovan Giacomo e Guido Campana, che ci possono fare ora un po' un sunto di come è trascorso questo pomeriggio dei tifosi di Giovan Giacomo. Ai punti abbiamo vinto noi, ma anche sul campo, dunque speriamo che vada tutto bene, perché ce la meritiamo tutta questa Serie B, i presupposti ci sono, noi siamo fiduciosi che il risultato alla fine, quello che ci spetta, ci venga riconosciuto. C'è grande incertezza sul fatto che si possa arrivare a domani con l'udienza, sospensione questa sera e ripresa domani mattina. Voi probabilmente nel caso tornerete a Teramo, ma siete pronti poi a tornare domani mattina? Come vi state organizzando? Adesso vediamo un attimino, valutiamo insieme agli altri se c'è, se serve, se il contributo che possiamo dare con la nostra presenza che abbiamo dato oggi in maniera civile ed equilibrata che abbiamo dimostrato qui a Roma, se serve torniamo anche domani, non è un problema, perché la squadra ce l'ha dato tanto, la società ce l'ha dato tanto, è giusto che anche noi tifosi se possiamo incidere anche l'1% è giusto che facciamo la parte nostra. Avete cercato di dare conforto al presidente Campitelli quelle volte che lui è uscito per qualche capatina per prendere un po' d'aria, come l'avete visto? Sì, l'abbiamo visto ogni volta che usciva, si emozionava perché diciamo l'entusiasmo nostro che abbiamo trasmesso diciamo alla dirigenza è anche un motivo di sprono per loro per cercare di giocarsi tutte le carte, perché purtroppo è una partita a scacchi che bisogna giocarsi fino alla fine, è giusto che loro facciano la parte e noi facciamo la nostra parte. Alfredo, se non hai altre domande io ti restituirei la linea. Sì, aspetta in linea però Andrea, perché io vado dall'altra parte dello studio dove c'è già pronto Jacopo Forcella, pronto per condurre Velò. Ciao Jacopo, buonasera. Ciao Alfredo, buonasera a tutti, hai detto bene perché dopo una settimana di pausa quella ferragostana torna alle 21 in diretta Velò, l'appuntamento con le due ruote, ma come hai detto bene tu sarà una puntata particolare in cui ovviamente un occhio e un orecchio sarà sempre all'NH Hotel Vittorio Veneto di Roma, dove c'è il processo per Savona Teramo, processo d'appello. Ovviamente noi dovessero esserci delle novità, prontissimi a dare la linea ad Andrea Costantini, inviato a Roma per darci le ultimissime. Insomma, si è parlato molto di della possibilità di arrivare a domani anche per la discussione, per esaurire gli avvocati delle difese. Vedremo come andrà a finire. Noi ovviamente facciamo il tifo, incrociamo le dita. Vi ricordo adesso che sono al mio cronometro, anzi al mio smartphone, le 20:30 precise. Alle 21 partiamo con Velò, ciclismo, stasera anche però qualcosina di calcio. A te Alfredo. Sì, grazie Jacopo Forcella. Velò ovviamente questa sera tratterà anche il caso Nibali, no Jacopo? Perché c'è sì, questa esclusione dalla Vuelta. Vuelta di Spagna, ovviamente la copertina con l'esclusione di Vincenzo Nibali per quell'affair con la sua ammiraglia che lo ha trainato quando eravamo a 15 km dal traguardo. Poi però avremo tanto spazio per il ciclismo di casa nostra, Gran Premio di Capodarco che in Abruzzo ma è qui vicino, nelle vicine Marche. A proposito, sempre questo filo rosso che corre tra Abruzzo e Marche, poi ovviamente i prossimi appuntamenti, tutto tra pochissimo, alle 21 in diretta su TV6. Alle 21 Velò, questa sera può chiudere anche più tardi Velò, lo dico anche a Jacopo Forcella, se vuole tirare fino alle 22:40 può farlo, ne ha la non licenza, c'è problema. Ne ha la licenza anche 22:45, noi poi ci collegheremo, torneremo a collegarci con Roma. Andrea, sei ancora in linea? Sì. Allora, chiudiamo qui, ci sentiamo durante Velò con Jacopo ovviamente e poi dopo la trasmissione di ciclismo. Buon lavoro! A dopo. Bene, grazie a voi che ci avete scelto, restate con noi alle 21 come ampiamente annunciato, non perdete l'appuntamento con Velò, puntata questa sera interessantissima da non perdere con le finestre sul calcio. Grazie per averci scelto.